con i tempi concessi al comitato di esperti, infatti, viene da chiedersi come mai vengono concessi 60 giorni di tempo al comitato di esperti, 120 giorni al Ministero di valutare la domanda nella sua interezza e solo 30 giorni al pubblico e comitati. Sono forse più esperti magari i cittadini in questo, o i comitati, no? Rispetto ai ministeri e a questo comitato. A questo punto io direi fatevi da parte e lasciate decidere ai cittadini il futuro dell'Ilva e della propria città, che sicuramente sapranno magari fare molto meglio di voi. Grazie. La ringrazio, lo pongo in votazione. Contraria Commissione e Governo? No. Onorevole Baroni, a titolo personale. Ah, anche De Lorenzis, ok. Prego. Grazie Presidente. L'emendamento è stato spiegato in maniera chiarissima, è anche un emendamento molto semplice, a costo zero, però diciamo tradisce una cultura da parte di chi si oppone all'accettazione di questo emendamento, tradisce una cultura di funzionamento anche molto antica, ventennale, forse quarantennale, ovvero che il cittadino deve essere tenuto lontano dal legislatore, deve essere tenuto lontano dalle questioni di Stato, lontano dai processi decisionali. Cioè tutta questa politica respingente nei confronti dei cittadini che vogliono partecipare, che vogliono esprimere delle opinioni, che vogliono esprimere eventuali osservazioni attraverso una forma associativa come quella del comitato, però viene lasciato proprio un tempo cenerentola per poterlo fare, mentre i ministeri, questi praticamente mastodonti di burocrazia in cui praticamente Kafka ci ha perso la vita, lasciamo ovviamente i famosi e cosiddetti 120 giorni, per cui al cittadino nulla, nemmeno Grazie. L'opinione, e al ministero può fare qualsiasi